Luca Guadagnino, chiamami col tuo nome è un antidoto in questi tempi crudeli. Il regista commenta il successo del suo film A che tempo che fa, dopo il trionfo agli Oscar 2018. Dopo il trionfo alla notte degli Oscar di Chiamami col tuo nome, premiato per la miglior sceneggiatura non originale di Jane Salisbury, il regista Luca Guadagnino è intervenuto A che tempo che fa. Un'intervista sin troppo breve e veloce, quella al cineasta italiano attualmente più amato in USA, tanto che sui social tanti spettatori hanno protestato, ma è altrettanto vero che quello di Fazio è uno dei pochi programmi che hanno dato spazio al film e al suo autore. Il successo di Chiamami col tuo nome oltre all'Oscar, Chiamami col tuo nome ha vinto un'enorme quantità di premi negli Stati Uniti, dove è stato un autentico caso cinematografico. Guadagnino ha spiegato quali sono, a suo dire, le ragioni di tale successo di pubblico e critica. Le scene erotiche e l'ambientazione che omaggia Bertolucci Chiamami col tuo nome, benché girato in lingua inglese con attori internazionali, è interamente ambientato in un'Italia non da cartolina, con cui Guadagnino ha voluto ispirarsi a uno dei suoi maestri. La pianura padana per me è Bernardo Bertolucci, quindi fare questo film per me è anche un omaggio a lui. Riguardo al dibattito sulle scene d'amore, ha commentato così: volevo che questo film fosse un idillio, che non ci fosse un erotismo, ma la tensione che si prova nell'attesa che due corpi si incontrino. Le parole per Dario Argento: Guadagnino ha girato il remake di Suspiria. Guadagnino non ha accennato al sequel di Chiamami col tuo nome, già in fase di sviluppo, ma ha parlato del suo prossimo progetto, il remake di Suspiria di Dario Argento, che uscirà in sala a novembre.